Sono sicuro che tutti noi abbiamo visto creature medie come coleotteri, vermi o lumache. Ma sapevate che alcuni di questi animali esistono anche in dimensioni estremamente grandi? Sì, ci sono coleotteri e altri insetti che possono crescere fino a diventare incredibilmente grandi. E oggi vedremo diverse creature di dimensioni anormali che esistono davvero. Prima di iniziare, assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Inoltre assicuratevi di rimanere nei paraggi per il numero 2, perché questa creatura vi farà impazzire. Scarabeo Ercole. Lo scarabeo Ercole è il nome dato a uno degli scarabei più grandi del mondo. Queste creature variano in dimensioni, ma il più delle volte si trovano a circa 3 pollici di lunghezza e poco meno di 2 pollici di larghezza. Tuttavia, alcuni dei coleotteri maschi possono crescere molto più grandi, facendo sembrare più piccole le loro controparti di medie dimensioni. Nelle giuste condizioni, i maschi possono crescere fino a 7 pollici di lunghezza, comprese le corna. Questo li rende la specie di coleottero più lunga del mondo. I maschi sono l'unico coleottero di questa varietà che è noto per avere le corna. Le femmine nascono senza corna, il che rende molto facile distinguerle l'una dall'altra. Questi coleotteri possono essere trovati il più delle volte in un colore verde oliva, ma questi colori possono cambiare a seconda del luogo e del tempo della stagione. Per esempio, se è una stagione particolarmente umida, i coleotteri appariranno completamente neri. Se stai cercando un coleottero massiccio da collezionare o semplicemente da fissare con stupore, sei arrivato nel posto giusto. Questi coleotteri sono super grandi e super spaventosi. Per fortuna non ti faranno male se li afferri, a meno che tu non venga pizzicato dalle loro corna incredibilmente grandi. Coccodrillo d'acqua salata. Vi siete mai chiesti come sarebbe un dinosauro se esistesse ancora oggi? Ecco la risposta. Il coccodrillo d'acqua salata è la cosa più vicina che esiste ancora nei tempi moderni. Si stima che il coccodrillo d'acqua salata uccida solo 2 persone ogni anno, anche se questo è più che sufficiente per mettere in guardia la persona media dall'avvicinarsi a uno di loro. Questi animali sono considerati le creature più pericolose dell'Australia. Questo è estremamente significativo, perché l'Australia è piena di animali strani che vorrebbero ucciderti con un solo morso. Queste bestie possono pesare 1200 kg e si crede che siano i più grandi coccodrilli del pianeta. Sono anche noti per avere il morso più potente di qualsiasi altro animale attualmente esistente. Le loro mascelle sono piene di muscoli intricati, che si stima abbiano oltre 10 volte la forza media di un morso di un grande squalo bianco. Questi animali non sono mortali solo sulla terraferma, ma anche in mare. Se ci si trova nelle immediate vicinanze di uno di questi animali, non c'è praticamente scampo, a meno che non si riesca a trovare un riparo o a salire sulla terraferma. Possono affondare e attaccare più velocemente di quanto la maggior parte delle persone possa comprendere ciò che sta per accadere. Hanno veramente guadagnato il loro posto in questa lista, come uno degli animali più pericolosi attualmente esistenti. Anaconda. L'anaconda è un tipo di serpente che appartiene alla famiglia dei boa e si dice che sia uno dei serpenti più forti del mondo, poiché può soffocare la sua preda in pochi secondi. Questi serpenti non scherzano e l'anaconda più lunga che sia mai stata registrata scientificamente aveva un'incredibile lunghezza totale di circa 9 metri. Gli esperti sospettano che esemplari così grandi possano pesare fino a 200 kg, ma non sappiamo con certezza se questo sia vero. Tuttavia, anche nel mondo della grande anaconda, queste dimensioni sono eccezionalmente rare e la maggior parte di questi serpenti sono molto, molto più piccoli. La maggior parte delle anaconde sono lunghe tra i 2,6 e i 3,7 metri e le femmine sono significativamente più grandi dei maschi. Con il suo corpo robusto e muscoloso, la grande anaconda caccia una grande varietà di animali che si avvicinano al loro habitat naturale. Non attaccheranno solo per difendersi, ma anche per mangiare le loro prede. Questi serpenti mangeranno quasi tutto ciò che si muove, e una volta che un animale si è avvicinato troppo, i serpenti ci si attaccheranno in una manciata di secondi.
Piuttosto che mordere la sua preda a morte, l'anaconda avvolge il suo corpo intorno alla preda, strangolandola prima di mangiarla. Per fortuna è estremamente raro che uno di questi serpenti attacchi un essere umano. In alcuni rari casi, tuttavia, possono scambiare le persone per prede o attaccarle se si sentono minacciati. Ma per la maggior parte, gli esseri umani sono al sicuro dalle anaconde nella foresta pluviale. Di solito. Lumaca gigante. La lumaca africana gigante è una lumaca notevolmente grande, che è considerata una specie infestante, in quanto prenderà il sopravvento e banchetterà con le vostre pietanze senza preavviso. Queste lumache sono note per mangiare praticamente qualsiasi cosa, e la loro dieta consiste in più di 500 tipi di piante. Mentre non sono necessariamente pericolose per l'uomo, possono portare alcune malattie che possono diffondersi all'uomo e causare gravi infezioni o malattie. Per esempio, diverse di queste lumache sono note per avere vermi che possono portare alla meningite negli esseri umani. Questa non è una malattia da prendere alla leggera, perché può portare a danni cerebrali permanenti. O peggio, in America queste lumache sono note per essere uno dei parassiti più invasivi del paese e si raccomanda di sradicarli a tutti i costi. Se vedete una di queste lumache in natura, è meglio lasciarla in pace. Mentre alcune persone possono pensare che sembrino carine o innocue, possono portare a gravi malattie e possono persino diffondere la loro infezione attraverso le piante se si trovano a banchettare sulle piante del vostro giardino. Granchio del cocco. Per alcune persone, i granchi sono molto simili ai ragni. Sono super inquietanti e non sono qualcosa con cui si vuole veramente scherzare. In questo caso, il granchio del cocco è noto per essere una specie molto grande di granchio eremita, noto anche come granchio ladro o ladro di palme. Questi granchi possono essere trovati su isole che si trovano vicino all'Oceano Indiano, così come in parti dell'Oceano Pacifico. Sono originari sia dell'Australia che del Madagascar, ma si possono trovare anche in alcune parti dell'Africa. Questi paguri bizzarramente grandi possono far vergognare gli altri paguri in termini di dimensioni. Quando si pensa a un normale granchio eremita, probabilmente si pensa agli animali domestici delle dimensioni di un palmo, che i bambini amano ricevere dal negozio di animali locale. Ma questi granchi sono ben lontani dagli animaletti che piacciono ai bambini. A differenza dei loro fratelli schizzinosi, questi granchi hanno una varietà piuttosto ampia di cibi che amano mangiare. In natura mangiano principalmente frutti carnosi. Si cibano anche di noci o semi, o anche di resti di alberi caduti. Più o meno tutto ciò che trovano sul terreno è considerato una fonte di cibo per queste creature. Possono crescere fino a dimensioni incredibili, con una lunghezza media del corpo di circa 16 pollici. Se pensavate che fosse grande, combinatelo con il fatto che possono crescere fino a 9 libbre, con un'apertura delle zampe di più di 3 piedi. Come ci si potrebbe aspettare, i maschi spesso crescono più delle femmine. Queste creature a 10 zampe non sono uno scherzo. Lombrico. Il nome lombrico è un termine molto vago, che può riferirsi a molte specie diverse di vermi. Alcuni di questi vermi possono essere piuttosto piccoli, misurando solo pochi centimetri. Tuttavia altri possono essere molto lunghi, misurando diversi metri di lunghezza. Per esempio, il verme del compost è uno dei vermi più popolari in tutto il mondo. Questi vermi spesso crescono fino a 12 cm di lunghezza. Il verme della rugiada può crescere molto di più, misurando circa 30 cm. Tuttavia, un enorme esemplare di lombrico è stato scoperto in Ecuador nel 2009. Questo lombrico misurava 1,5 metri di lunghezza e pesava circa 500 grammi. Stranamente, è stato scoperto vicino a un vulcano. Anche se questo può sembrare un verme gigante, in realtà non è l'esemplare più grande che sia mai stato scoperto. Infatti un verme significativamente più grande è stato trovato nel 1967. Questo è stato scoperto in Sudafrica e si crede che sia il più grande verme mai trovato nella storia del mondo. Questo verme misurava circa 6,7 metri di lunghezza. Un verme davvero grande! Serpente idol. Il serpente idol è una specie di serpente meno conosciuta. Tuttavia potresti non renderti conto che probabilmente hai già visto dozzine di volte queste creature in foto o film.
Questo perché sono più spesso conosciuti con il loro soprannome, ovvero boa. Questi serpenti possono diventare più grandi di quanto si possa immaginare. Uno dei più grandi boa constrictor mai trovati misurava circa 3,6 metri di lunghezza, ma i ricercatori hanno trovato la pelle di uno di questi serpenti, che misurava più di 4,4 metri di lunghezza, anche se non sono mai riusciti a trovare il serpente a cui apparteneva. Anche per gli amanti dei serpenti, questi grandi predatori sono veramente terrificanti. Questo perché mangiano quasi tutto quello che trovano in natura. Alcuni di loro si cibano anche di cervi a grandezza naturale, o anche di altri piccoli boa constrictor. Si trovano più comunemente in zone come l'Argentina e la Colombia. Preferiscono vivere in zone con alta umidità e vicino all'acqua. Se doveste mai essere afferrati da uno di questi serpenti, è meglio che diciate addio, perché per voi è proprio finita. Questi serpenti non mostrano alcuna pietà e combatteranno fino alla fine per consumare qualsiasi cosa su cui serrano le loro mascelle. Non si arrendono facilmente e non si fermeranno davanti a nulla per un pasto. Arpia. L'arpia non è solo il più grande uccello predatore del mondo, ma si crede anche sia uno degli uccelli più forti del pianeta. Questi uccelli si trovano più comunemente in luoghi come l'America centrale o meridionale. Per la maggior parte cresceranno in dimensioni fino a 1,1 metri. Questo è l'equivalente di circa 3 piedi di altezza. L'apertura alare di questi uccelli è veramente uno spettacolo da vedere, dato che possono spiegare le ali per più di 2 metri. I maschi pesano il più delle volte circa 9 kg, ma le femmine possono crescere fino a diventare molto più grandi, con alcuni di loro che pesano fino a 14 kg. Questi uccelli sono così incredibilmente grandi che non banchetteranno con gli esseri di terra come la maggior parte degli altri uccelli. Invece banchetteranno con mammiferi molto grandi, come scimmie, bradipi oppure opossum. Questi non sono uccelli con cui vorresti avere a che fare in natura. Sono incredibilmente forti e potrebbero lacerare la vostra carne con facilità. Il loro nome deriva da creature della mitologia greca. Le arpie erano originariamente conosciute come demoni volanti, che attaccavano le donne. Secondo queste leggende, le arpie caccerebbero anche i bambini piccoli e li prenderebbero in pasto. Tuttavia, questa parte della leggenda potrebbe essere vera. Se questi uccelli sono in grado di cacciare le scimmie, chi dice che non possano cacciare anche i bambini? Tartaruga liuto. Le tartarughe liuto si trovano più spesso nelle regioni tropicali del mondo. Queste non sono però le vostre tartarughe medie. Possono crescere fino a proporzioni enormi. E i loro spessi gusci corazzati le rendono una delle tartarughe più grandi e antiche che esistano oggi nel mondo. Per spiegarlo meglio, bisogna capire che queste tartarughe possono crescere fino a 2,5 metri di lunghezza e pesare più di 700 kg. La più grande di queste tartarughe mai trovata in natura misurava circa 2,56 metri, con un peso di circa 916 kg. La particolarità di queste tartarughe è che amano cacciare le meduse. Per mantenere il loro peso e continuare a sostenersi e crescere, si stima che queste tartarughe possano mangiare fino a 100 kg di meduse al giorno. Sì, avete sentito bene. 100 kg al giorno. Sono un sacco di meduse. Sfortunatamente, a causa dei cacciatori e i bracconieri, queste tartarughe si stanno lentamente estinguendo e sono attualmente in pericolo di estinzione. L'aumento dell'inquinamento degli oceani e del mondo sta anche causando un grosso problema per loro, dato che i loro habitat stanno diventando contaminati e non possono più vivere nei loro ambienti naturali. Mostro maiale. Se usi internet da un po', potresti ricordare una notizia del 2007 che è diventata virale. Questa storia sosteneva che un ragazzo di 11 anni era riuscito a uccidere un maiale selvatico che era mostruosamente grande. Secondo il ragazzo, il maiale era di circa 480 kg e misurava 2,85 metri. Non ci volle molto perché gli investigatori scoprissero che questa storia era una bugia e che le immagini erano state ritoccate. Tuttavia c'è una storia molto più recente che a tutti gli effetti sembra essere vera. Questa storia racconta di un maiale gigante conosciuto come Godzilla. Questo gigantesco maiale è stato ucciso qualche anno fa,
Il cacciatore ha dichiarato che il maiale pesava circa 250 kg e misurava circa 2,4 metri. Può essere un po' più piccolo del maiale che il ragazzo ha dichiarato di aver ucciso, ma questo è assolutamente uno dei maiali più grandi del mondo. Si diceva che Hogzilla vivesse nelle foreste vicine dei cacciatori da molti anni, ma poche persone l'avevano mai visto con i loro occhi. Ora il maiale è stato abbattuto e non tormenterà più i boschi vicini. Grazie per aver guardato. Assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Inoltre fateci sapere se conoscete altri animali giganti nei commenti qui sotto.